Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem. Quello della Natività è un culto rimasto invariato da millenni ed unitamente all'arte dei presepi è una delle tradizioni che più caratterizzano il nostro paese. Da 3 anni all'interno del Museo Diocesano di Bari in via dei Dottula si svolge la mostra Natale d'arte, presepi, dipinti, sculture tra antico e contemporaneo, che vede la partecipazione di artisti e presepisti pugliesi, oltre alla gentile concessione di icone e presepi provenienti da collezioni private. Tra le opere dei presepisti spiccano quelle di Vincenzo Clarelli, Angelo Sterlacci, Massimo Lembo ed Emanuele Dell'Aglio, che utilizzano tecniche diverse ma molto suggestive. Nei presepi rivivono antichi mestieri come quello dell'oste, dell'ortolano e dei maestri panificatori. Particolarmente minuzioso il lavoro del presepista Vincenzo Clarelli, che in uno dei presepi in mostra ha riprodotto il disegno posto alla base dell'altare della vecchia cattedrale di Bari. Anche gli artisti Francesca Lisi, Anna Maria di Terlizzi, Stefano Rossi ed Emanuele Mastro Pasqua hanno presentato opere che spaziano dalla tradizione alle rivisitazioni contemporanee. Il direttore del Museo Diocesano, Don Michele Bellino, ci ha guidati nella mostra che rimarrà aperta fino al 6 gennaio prossimo. Il Museo Diocesano di Bari anche quest'anno propone la sua cornice natalizia per l'intera cittadina barese. Essa è intitolata Natale d'arte. È possibile all'interno del percorso museale essere capaci di ritrovare presepi di maestri artigiani che ci illustrano le diverse modalità di costruzione di tale realtà, ma allo stesso tempo opere che ci riportano ai grandi o meno noti pittori dal 1500 sino all'800, e allo stesso tempo essere colpiti da opere scultorie, opere di arte contemporanea o anche dai presepi che provengono dalle diverse regioni del mondo o anche dal fascino del bambinello Gesù che continua ancora a parlare al cuore di ciascuno di noi. La mostra Natale d'arte è stata inaugurata il 6 dicembre e rimarrà aperta per tutto il periodo natalizio sino al 6 gennaio. In modo particolare nelle giornate natalizie del 25, 26 dicembre, 1 e 6 gennaio ci sarà l'apertura serale dalle 18:30 alle 21:30.